circa un rapporto tra due ambienti che sono chiamati a collaborare. Ieri qualcuno ha sollevato il problema del compito dell'Accademia rispetto alla complessità enorme del tema delle tecnologie e del fatto di come sta andando il settore, come stanno andando le istituzioni rispetto a, per esempio, alla legge degli appalti, rispetto al ruolo che ciascuno dei settori di operatori che portano competenze diverse, l'Accademia, le stazioni appaltanti e altri, devono cooperare. Qui c'è un esempio concreto che è basato sulla cooperazione tra corsi di studi e laboratori di studi, non anni, e funzionari ingegneri del provveditorato della Repubblica di Lombardia di Donna. Il provveditore mi aveva segnalato tempo fa, su mia richiesta, un edificio su cui sperimentare fino a dedicare operativo le tecnologie BIM e mi ha convidato il Palazzo di Giustizia di Parina, che è un antico edificio su cui si sono in atto grandi trasformazioni tra le ragioni che potete immaginare visto che la funzione. L'esempio viene illustrato da ingegner Giannicatto, che è il funzionario RUP che si occupa dell'esecuzione e gestione concreta degli interventi insieme a un altro ingegnere che oggi non può venire. E invece le due persone che vedete giovani qui sono due neolaureati che si sono laureati sul tema del Palazzo di Giustizia di Pavia dopo avere sviluppato nel laboratorio il modello completo del palazzo e anche una simulazione strutturale. Prego, ingegner Gatto. Io sono un funzionario del Provveditorato della Repubblica, ufficio del Ministero delle Infrastrutture, e ci occupiamo essenzialmente di immobili demaniali. Il caso del Palazzo Giustizia di Pavia è un caso particolare del Palazzo Giustizia, perché in genere i Palazzi Giustizia non sono demaniali, sono proprietà dei comuni per motivi legati alle normative storiche. In Lombardia ne abbiamo due di palazzi demaniali, sono quello di Milano e quello di Pavia. Solo quello di Milano è un po' più recente. Quello di Pavia era ospitato, è ospitato in un vecchio convento del Settecento. E a parte un piccolo intervento negli anni 60, un intervento di nuova costruzione di una parte dell'edificio negli anni 60, è praticamente rimasto sempre senza nessun tipo di modifica. Quando ho preso in mano la problematica del Palazzo di Giustizia, ormai saranno 15 anni fa, abbiamo innanzitutto dovuto chiedere all'amministrazione usuaria, insomma, visto che il palazzo non era esattamente l'ideale per svolgere quel tipo di funzione, se avevano intenzione di continuare a rimanere lì oppure andare a fare un edificio nuovo pensato apposta per questa funzione. Ma anche per motivi di rappresentanza hanno deciso di continuare a utilizzare questo edificio storico che è in centro a Pavia, quindi ha un certo peso. Quindi abbiamo esaminato l'edificio. L'edificio aveva in particolare una diverse problematiche. Una di queste era che un'ala aveva ospitato in passato il vecchio carcere e quando 15 anni fa l'abbiamo preso in mano era completamente abbandonato perché il carcere era stato trasferito fuori, ma lì non era stato più realizzato. Inoltre aveva dei grossi problemi relativi agli spazi, in particolare per i parcheggi, e perché le aule non erano adeguate. Quindi abbiamo dovuto arrampicarci sugli specchi per inventare dal punto di vista urbanistico, perché siamo in zona di assoluta edificabilità, inventare delle trasformazioni urbanistiche di superfici che erano già presenti per realizzare un nuovo corpo di fabbrica, oltre ai parcheggi interrati all'interno del cortile, un nuovo corpo di fabbrica che ospitava le nuove aule per mano. Adesso la facciamo breve. Questo primo appalto ha avuto delle vicissitudini non felici, è finito con il fallimento dell'impresa, questo ormai già 4-5 anni fa. Dopodiché abbiamo riavviato i lavori con nuove imprese, nuovi appalti, suddividendo gli appalti in parti più piccole, e in questo diciamo,
questa occasione abbiamo cominciato ad avere un rapporto con l'università che ci ha aiutato a riprendere un po' il filo di tutto il discorso e ci ha aiutato anche a riallacciare i rapporti con tutte quante le istituzioni che erano coinvolte e non erano poche, perché oltre ai diretti interessati, noi come stazione appaltante e gli usuari del Ministero della Giustizia, all'inizio c'era anche il Comune di Milano, poi c'era la sovrintendenza, il demanio, insomma, abbiamo avuto un grosso dialogo che però grazie al lavoro che è stato fatto ultimamente appunto dai ragazzi che adesso mostreranno, questo rapporto si è andato sempre di più rafforzando e con sempre maggiore soddisfazione da parte di tutti quanti i soggetti, anche grazie alle tecnologie di modellazione che sono state utilizzate e che ci permettono di avere un dialogo molto più proficuo con tutti quanti i soggetti, perché abbiamo in mano degli oggetti da far vedere che sono molto più concreti che non una planimetria che non addetti ai lavori significa molto poco. Perfetto. Io non voglio togliere più togliere. Ma c'era prima Cronomi? Sì, sono tutti gli interventi. Che non abbiamo sentito. Ma che quindi sono solo sbagliata perché era la ventata, ma il cronometro c'è per tutti uguale. Ok, buongiorno. Quindi di metodologie BIM al Palazzo di Giustizia di Pavia è stato un tema di sviluppo molto complesso perché comunque è un edificio storico che si trova in un centro storico, quindi soggetto anche a dei vincoli, a delle normative, bisogna rispettare appunto il centro storico di Pavia. Questo che si vede nelle immagini è il modello a oggetti parametrico da realizzato. Sono stati fatti due modelli, un modello architettonico e un modello strutturale, diversi ma complementari tra loro, appunto tramite la logica IFC che poi vedremo in seguito. L'esperimento di questo progetto è tuttora in fase di sviluppo e i modelli BIM che abbiamo ci permetteranno di sviluppare anche in futuro altri livelli di applicazione per quanto riguarda ad esempio la sicurezza. Come già accennato, l'edificio del Palazzo di Giustizia ha una storia molto antica. In origine era un convento, poi ha cambiato destinazione d'uso, è diventato un palazzo di giustizia e adesso è ancora un palazzo di giustizia dove però c'è stato l'ampliamento delle nuove aule e dove è in corso, in fase di costruzione, la parte triangolare, diciamo, delle nuove aule giudiziarie, poi vedremo. La modellazione di questo edificio di valore storico, di valore architettonico è stata molto complessa. Come si può vedere nel progetto c'erano numerose volte archi in mattoni, in muratura soffocante, e questo è stato un tema complesso, ma che tramite un grande lavoro siamo riusciti a risolvere e a modellare. Questa è la parte delle nuove aule giudiziarie, da cui siamo partiti dai disegni CAD, appunto un progetto aggiornato del 2009, e siamo riusciti a sviluppare questa parte. Come si può vedere, ci sono queste sono le nuove aule giudiziarie su tre piani, ci sono dei piani ammezzati e il parcheggio interrato. Di nuovo costruzione, questo è stato ultimato. Non è ancora utilizzato, ci sono problemi di vigile del fuoco, ma stiamo per consegnarlo. Ok, quindi in questo abbiamo voluto dimostrare anche la fattibilità
di questi nuovi processi, queste tecnologie di progettazione architettoniche, impiantistiche, strutturali, di gestione, quindi tutti questi temi che sono interoperabili tra loro e possono essere letti tramite un linguaggio comune. È tuttora in fase di sperimentazione una ricerca per quanto riguarda la sicurezza da implementare in questi temi, non solo architettonici e strutturali. Il vantaggio di questo modello è che, essendo un modello virtuale, ci permette di simulare il comportamento funzionale in tutte le sue parti e inoltre la dinamicità, in quanto si può aggiornare il modello e automaticamente far sì che anche l'altro modello si aggiorni, e quindi questa interoperabilità, questa comunicazione che può avvenire tra i diversi modelli. Abbiamo lavorato tramite famiglie di elementi, quindi famiglie di elementi architettonici, costruttivi, strutturali, che hanno le loro caratteristiche intrinseche e che quindi ci permettono di progettare e di modellare in un modo più semplice. Completando la modellazione allo stato di fatto dell'intero complesso, abbiamo proceduto con una prima ipotesi di riutilizzo degli spazi al quarto piano e quindi del sottotetto dell'intero complesso. Si tratta di una superficie che pare comunque superiore ai 3.000 metri quadrati, caratterizzata da delle altezze in corrispondenza dei colmi del tetto anche superiore ai 4 metri. La modellazione dello stato di fatto ci ha aiutato molto nelle prime analisi vedendo il complesso nel suo insieme e quindi capire realmente le dinamiche dell'intera struttura. Queste sono delle prime ipotesi del progetto, nel quale vediamo che delle strutture del piano sottostante, quindi intradossi e estradossi delle volte del piano terzo, sul quale viene poi realizzato questo solaio che permetterà l'utilizzo di questi spazi con la creazione di nuovi uffici. Dato che un altro tema principale, un'altra esigenza da cui nasce questa collaborazione è, oltre che quella della manutenzione, quindi della gestione del complesso, e dell'utilizzo di questi spazi, dato che c'è una continua e costante richiesta di nuovi uffici. Principalmente l'intervento nel sottotetto prevede la realizzazione di una struttura in cemento armato su ciò che è la struttura di muratura portante, in modo da migliorare le prestazioni anche antisismiche dell'intero edificio, e qui è anche la creazione di questi nuovi uffici. Altro punto importante della sperimentazione dell'utilizzo di questi nuovi strumenti relativo a un edificio storico è stata la sperimentazione dell'interoperabilità tra il modello architettonico e il modello strutturale. Completato il modello architettonico, questo è stato trasportato sul modellatore e sul programma di analisi di calcolo strutturale attraverso la codifica FC. Questo ci ha permesso di riutilizzare la maggior parte dei dati, e in questo caso noi abbiamo utilizzato due software che sono ArchiCAD e ProSAC. Questo ci ha dato modo di avere un chiaro quadro del comportamento dell'intero edificio. In questi screen vediamo ad esempio le volte del piano interrato o comunque sezioni dell'intero edificio, da partendo dal piano interrato al piano sottoterra. Il lavoro nel complesso è stato molto impegnativo, però ci sentiamo di concludere, cioè a seguito di questa esperienza abbiamo potuto constatare che effettivamente ci sono dei vantaggi
nell'utilizzare queste nuove tecnologie, questi nuovi strumenti BIM. Qui andiamo a elencare i principali, che sono l'ottimizzazione delle procedure di progettazione, in quanto si ha sempre un quadro chiaro e costante e completo dell'intero edificio, quindi non solo di una parte, e questo quadro sia in maniera tridimensionale. Poi c'è l'integrazione delle informazioni, in quanto in un unico modello, un unico file, un unico formato, si ritrovano le informazioni riguardanti tutti i piani dell'edificio, e quindi non bisogna più navigare tra un elevato numero di documenti, file e altre sezioni, quando si è tutto concentrato in un unico modello. Sì. Inoltre si possono effettuare, inoltre il modello è stato concepito come contenitore di informazioni che man mano stiamo aggiungendo, dato che è un lavoro ancora in corso, e migliorando, che successivamente potranno essere esportati e utilizzati da altri software. Qui vediamo l'interno modello realizzato da CompuSap, quindi secondo la logica del DFM. Però detto ciò, abbiamo riscontrato anche delle criticità, in quanto ci sono alcuni problemi relativi all'interoperabilità, ma ciò non significa che è un'operazione impossibile, e in quanto ci sono delle difficoltà relative alla riproduzione e alla gestione di sistemi costruttivi non moderni, quindi di tipo storico. A seguito di questa esperienza è nata un altro progetto, quello relativo alla sicurezza degli spazi, in quanto la funzione del tribunale è sempre una funzione critica. Quindi si sta sperimentando l'utilizzo di tutte le informazioni contenute nel modello multidimensionale virtuale, in codifiche IFC, da software che realizzano in automatico analisi per le sicurezze. E qui sono elencati i principali requisiti con quei principi di sicurezza, quindi sicurezza relativa agli accessi e percorsi, data la complessità dell'edificio e delle funzioni che deve andare a in cui esso deve essere svolto. Okay. Detto ciò, illustriamo brevemente il modello nel suo complesso. Okay. Allora, questo è il modello nel suo complesso, in cui si può vedere il corpo principale storico, diciamo C, il nuovo intervento che può essere chiamato, sono definito come triangolo, e anche ciò che è stato realizzato all'interno, dato che sotto il cortile interno di rimodernato, di recuperato, sono stati realizzati i garage interrati. Sì, è un modello FC. Vedete, il modello completo? Sì, è stato esportato dal software di modellazione ed è questo un visualizzatore di file e non si sono perse alcune caratteristiche relative agli elementi. Anche le caratteristiche sulle tipologie di muratura o solo geometriche o quelle geometriche? Sono anche le caratteristiche sul tipo di muratura che anche lì sono state esportate dal passaggio del modellatore e del software di analisi strutturale. Sono state riportate su entrambi i modelli. Diciamo che è un'esperienza che ha come scopo la sperimentazione e la creazione di queste metodologie a un caso studio concreto di inizio storica. Perfetto, vi ringrazio molto perché con questo intervento ci confortate un po' sull'utilizzo di questi IFC sui quali molti di noi spesso hanno dei problemi, invece qui si vede che si può fare anche su edifici storici di questi dimensioni.